Oggi due semplici ingredienti, ricotta salata e zucchina, e poi aggiungiamo gli odori. Facciamo un piatto fantastico, pronto per l'estate. Semplice, gustoso e buonissimo. Guardate quanto è cremoso. Io lo chiamerei una Nerano rivisitata, un facsimile, solo con ingrediente più leggero, la ricotta salata, visto che il provolone del Monaco è difficile trovarlo, ma la ricotta salata la trovate da tutte le parti. Guardate che spettacolo, un po' di pepe e andiamo. Questo piatto è per una porzione, quindi una zucchina, 120 g di spaghetti, un po' di ricotta, odori e curcuma. Anche oggi sto cucinando in camper con una inquadratura dinamica, tutto in primo piano. Ok, abbiamo messo un giro di olio. Adesso partiamo con l'aglio. Fammi sapere se questa inquadratura dinamica, tutta in primo piano, ti piace. Scrivilo qua sotto nei commenti. Diamo una bella schiacciata all'aglio e lo buttiamo dentro. Aspettiamo che l'aglio si rosola un pochino e nel frattempo mi vado a preparare con la mandolina per tagliare le zucchine. E adesso andiamo ad aggiungere un pochino di sale, poco, poco sale. Facciamo cucinare per bene e poi a me nelle zucchine mi ci piace la fogliolina di menta che le fa belle profumate. Ecco qua, vai. Le zucchine stanno andando e io adesso nel frattempo che le zucchine vanno mi vado a preparare la ricotta salata. Mi vado a grattugiare la ricotta salata perché oggi facciamo delle zucchine in crema di ricotta salata con pepe e curcuma. Sentite che profuma la menta. Ecco qui. Ci grattugiamo la ricotta. Così ci facciamo una bella cremina. Che spettacolo. Fatemi sapere come fate la pasta con le zucchine voi, se utilizzate la ricotta. Avete mai utilizzato la ricotta per cucinare? Ecco, io l'ho scoperta, ho fatto questo esperimento e esce una bomba, esce una crema fantastica. Ecco qua. Ok, penso che sia sufficiente. Andiamo a togliere anche la menta. Ecco qua. A questo punto andiamo a rimuovere le zucchine. Le vado a mettere su un pezzo di carta così si assorbono un pochino d'olio, ecco qua. Zucchine pronte. Adesso spengo la fiamma e questo olio me lo lascio per saltare la pasta. Ecco qui, l'acqua sta a bollire. Metto poco sale perché dopo abbiamo la ricotta salata e andiamo a mettere circa 120-130 grammi di spaghetti. Andiamo.
Allora, a questo punto che la pasta sta a metà cottura, procediamo con fare la crema di ricotta salata con la curcuma e il pepe. Allora, io ho tirato giù qualche minuto prima l'acqua di cottura tiepida, in modo che non è bollente, e la mettiamo un pochino dentro e cominciamo a girare così. Mettiamo un altro goccetto e ci siamo, bella morbida. Ecco fatto, la cremina è pronta. Adesso mettiamo un po' di curcuma e il pepe, che per attivare la curcuma ha bisogno del pepe, che la curcuma ha dei buoni benefici. Ecco qua, cominciamo a girare. Io ce ne metterei un altro pochino, ci dà un bel colore, facciamo bella gialla. Troppo, vai. Fatemi sapere nei commenti se questo tipo di crema la conoscevate e se vi piace. Io da quando l'ho scoperta ci faccio tanti piatti con questa qua, eh? Ecco qua, è pronta. Adesso andiamo a vedere i spaghetti a che punto stanno. Vediamo. Ci siamo, lo spaghetto è pronto. Adesso torniamo, accendiamo di nuovo il gas. Ok, ci siamo, e mi comincio a tirare giù i spaghetti. Intanto spegniamo il fornello di qua, che non ci serve più. Via. Adesso ci tiriamo giù i spaghetti con un po' di acqua che ci serve. Ecco qui. I spaghetti, ho utilizzato dei spaghetti alla chitarra, quindi sono quadrati, belli corposi, eh? Sono belli, come si dice, belli ignoranti, eh? Ecco qua. Mettiamo acqua di cottura e si devono cucinare per bene. Il fornello non è al massimo, perché questo fornello in camper, insomma, non c'ha la potenza che abbiamo in casa, quindi dobbiamo aspettare un attimino che riprende il calore, e io nel frattempo ci vado a mettere le zucchine. Eccole qua, le zucchine che abbiamo cotto prima, precedentemente. Adesso ci vado a mettere anche due foglie di basilico e comincio piano piano
risottare. Ecco qua, cominciamo a girare un po'. Ok, adesso ci vado ad aggiungere la ricotta, la crema di ricotta salata. Guardate che bella. Non prendete le ricotte salate troppo stagionate, che sono troppo saporite, quindi cercate di prendere delle ricotte salate, quelle un po' più tenere. Ecco qua. Acqua di cottura, che deve essere una crema. Lo sta andando. Io adesso, mi piace molto pepata, e ci vado ad aggiungere una bella spolverata di pepe e andiamo ad aggiungere un po' di prezzemolo. Guardate che spettacolo. Aggiungiamo gli ultimi 2 cucchiai di acqua. La facciamo andare e direi che ci stiamo, eh. Ok, non la salto perché la voglio lasciare morbida, eh. Ecco qui. La pasta è pronta e andiamo a impiattare, eh? Guardate quanto è bella, c'è un profumo fantastico e voilà.